si sono riuniti in fiera a Pordenone per il pranzo di Pasqua gli oltre 5.000 partecipanti tra atleti e accompagnatori dei tornei giovanili di volley Cornacchia e Gallini di Calcio, ragazze e ragazzi da 30 paesi del mondo che qui condividono campi da gioco e non solo. Tra loro anche i giovanissimi Olli e Benji della formazione nipponica. Abbiamo gli Olli e Benji quelli veri, perché abbiamo la squadra proprio del fondatore dell'anime di Capitan Tsubasa che sta partecipando al Gallini questi giorni. Arriviamo da Tokyo, questa è la prima occasione per la maggior parte dei nostri ragazzi di confrontarsi con giocatori di squadre internazionali. È stata anche allestita una Hall of Fame dei campioni e delle campionesse passati da qui, con autografi, dediche e maglie indossate. Abbiamo in questo momento scout di tante società di Serie A, di Serie B italiane, ma anche straniere, a partire dalla Juve, Venezia, Empoli, Partizan Belgrado, e vengono qui proprio per vedere chi può essere il futuro campione. E c'è anche chi in questa giornata ha festeggiato il compleanno. Quanti anni oggi? 19. Squadra? Treviso Women. Com'è confrontarsi con le altre squadre internazionali di calcio femminile? Possiamo confrontare tipo le diverse tipologie di giochi tipo in altri paesi. Un menù della tradizione, ma con attenzione a tutte le esigenze. Abbiamo pensato di fare una pasta pasticciata, un arrosto di tacchino con le patate al forno. Poi ci sono tutte le scelte, tutte le alternative in base alle esigenze etiche e religiose. Where are you from? We're from Hungary. Per noi questa è una grande occasione di scambio con i team da tutto il mondo, non solo in campo, ma anche fuori. It's a good experience for me too.